Buongiorno principesse, seconda parte del video dedicato agli acquisti. Questa volta vi mostro gli acquisti di make up e direi che rispetto agli acquisti di abbigliamento e accessori ho fatto molti meno danni in questo campo, per fortuna. Direi di iniziare subito per fare un video il più conciso possibile. E sono stata da Claire's, che io trovo in Svizzera, in un centro commerciale che trovo a Grancia, vicino a Lugano, a una mezz'oretta da casa mia. Non so, ho sentito che Claire's ha aperto da qualche parte anche in Italia, però non so in quale città, quindi scrivetemelo qua sotto, fatemelo sapere, perché è un negozio che mi piace davvero tanto, ha tantissimi accessori, una marea di orecchini, collane, bracciali, cioè di tutto. Vende anche un bel po' di accessori per capelli, anche qualcosa di make up, soprattutto le ciglia finte della Ailure, che io ho provato per la prima volta quando sono andata a Londra e che adoro sinceramente. È un brand di ciglia finte che costa poco rispetto magari alle ciglia finte di MAC o di Make Up For Ever, con cui mi trovo bene. Sono morbide, non sono rigide, si applicano facilmente, si riutilizzano anche diverse volte, perché io le ho già utilizzate una volta e non si direbbe. E quindi ho acquistato questo pacco che contiene due paia di ciglia finte, quindi diciamo che è un 2x1. Sono stata da Acqua e Sapone e in uno degli ultimi, no, nell'ultimo video haul vi ho mostrato, e l'ho mostrato anche nei preferiti del mese di luglio, questo ombretto di Pupa, il Pupa Vamp Cream Eyeshadow, e questo il numero 101, che è questo bellissimo colore che faccio fatica a definire, quindi non so, un oro verde dai riflessi argentati, metallizzato, pazzesco. E siccome mi ci sto trovando non bene, ma di più, perché sono resistenti a lunga durata, luminosissimi, molto pigmentati, ho deciso di prenderne altre due e ho altri due, e ho preso il numero 200, bello bello bello, che vi ho mostrato anche nel video dei preferiti di luglio. Questo è una specie di grigio tortora argento, e poi il numero 601, che è questo nero dai riflessi argentati che si è squagliato con il caldo, quindi ha preso questa forma un po' così, e che utilizzo per andare a scurire la come si chiama? Non mi... Oddio, lo dico sempre, per andare a scurire l'angolo esterno e la piega dell'occhio. Sono, è il caldo che mi dà davvero la testa. Questi costano oddio, mi pare che costano sui 10-11 euro, una cosa così, e ve li consiglio tantissimo. Sempre di Pupa ho preso questa, che è la Pupa Professional Powder, ed è in particolare la cipria trasparente, fissante e mattificante. Questo è il barattolino, quindi è una cipria di quelle trasparenti, tipo quella di Make Up For Ever o quella di Neve Cosmetics, che è perfetta perché non va a alterare il colore del fondotinta, quindi è incolore. Questo è un barattolino da 10,5 grammi, mi pare che l'ho pagata sui 13 euro e mi piace moltissimo. L'unico difetto è che è un po' difficile da prelevare, nel senso che appena si apre il barattolino si sparge ovunque questa polvere trasparente, anche adesso svolazza dappertutto. Comunque mi ci sto trovando davvero molto bene, e mi avete fatto notare che nell'ultimo periodo sto utilizzando molti prodotti Pupa. Trovo che ultimamente Pupa ha lanciato dei prodotti davvero molto validi, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi come questi ombretti, questa cipria, il primer, trovo che siano davvero dei prodotti ottimi, quindi lo sto utilizzando perché mi ci trovo davvero molto bene. Altro acquisto di make up, sì e no, perché comunque è un accessorio di make up, è questo è il piegaciglia che vi ho mostrato nel video dei preferiti di luglio, se non l'avete visto ve lo metto qui da qualche parte. Questo è appunto il piegaciglia di Chanel, che ho acquistato grazie a voi che me l'avete suggerito, perché il mio di Elf si era completamente distrutto, ed è tutto nero, carinissimo, cioè proprio il design molto semplice ma sofisticato, con la scritta Chanel in bianco qui, e mi ci trovo non bene, ma davvero benissimo, mi ci trovo proprio da Dio, perché trovo che incurva davvero benissimo le ciglia, quando applico il mascara trovo che le ciglia risultano separate, ben volumizzate, quindi io lo adoro. Costa tanto perché costa sui 30-31 euro, però io ho voluto acquistarlo e fare questo investimento,
E ne sono molto molto soddisfatta. Poi comunque nella confezione trovate anche due gommini di ricambio, che molto spesso è difficile trovare insieme al piegaciglia stesso, magari vengono venduti a parte, in questo caso no. Poi un acquisto di make-up e non, che però mi sta lasciando un po' perplessa, è questo. Questo è il balsamo della Splendor al cocco. Qui c'è scritto addolcente al cocco, morbidezza naturale per capelli lunghi e ribelli. La boccetta è da 300 ml e sono già a più di metà. Allora, adoro il profumo perché sa di cocco, ma sa davvero di cocco, non sa di altre schifezze, cioè si sente proprio il profumo del cocco, come quando mangiate il cocco. Allora, io odio il cocco come frutto, cioè non mi piace mangiare il cocco, mi nausea. Però mi piacciono le cose che sanno di cocco, quindi il profumo di cocco mi piace. Questo balsamo, allora, non so se mi piace oppure no, non so se va tra i preferiti, i promossi e i bocciati, perché devo dire che lascia i capelli davvero molto morbidi. L'ho utilizzato infatti prima, i capelli sono un po' così pazzi perché li ho fatti asciugare così all'aria aperta perché fa caldissimo. Districa bene i capelli, rilascia davvero molto morbidi e profumati a lungo. Però la cosa che non sopporto di questo balsamo è che è liquidissimo, è troppo liquido. Io preferisco un balsamo o comunque una maschera, una crema che sia un po' più consistente, un po' più denso, mentre questo è davvero liquido, faccio fatica a passarlo tra i capelli perché ne cade praticamente metà quando lo applico, quindi non so, fatemi sapere se anche il vostro è così liquido, se il mio è difettato, non lo so, se è il caldo che l'ha squagliato, cioè non ne ho idea. Perché comunque mi ci trovo bene, districa bene i capelli, però ha questo difetto che per me comunque è un gran difetto perché non è comodo, non... poi ne va applicato una quantità industriale proprio perché è liquido, ne va applicato tantissimo, quindi boh, non lo so. Poi altro acquisto, non di make-up, ma che comunque non mi sono sentita di mettere tra i capi d'abbigliamento, è questa candela che ho acquistato da IKEA. Nel centro commerciale infatti di Grancia vicino a Lugano, dove c'è anche Claire's, ci sono un sacco di altri negozi come H&M, Intimissimi, Yamamay, Tallyway e tantissimi altri negozi, c'è anche IKEA. E quindi ho detto ma sì, vado a fare un giretto senza un'idea precisa, comunque non avevo nulla da acquistare da IKEA, però ho voluto fare un giretto e quindi appena entrata con mia mamma ho trovato questa candela. E ce n'erano diverse, mi sono messa subito ad annusarle tutte. Questa è quella che mi ha colpito di più. Questa è una promozione fantastica perché è gelato alla vaniglia e ha un profumo buonissimo. Questa l'abbiamo già accesa. Devo dire che non profuma come le Yankee Candles, però hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alle Yankee Candles, perché comunque questa, che è una bella boccettona grande, l'abbiamo pagata 2,50 euro se non sbaglio, e comunque profuma, ha una fragranza molto gradevole, mentre se vi ricordate quella piccolina della Yankee Candle l'avevo pagata sui 10 euro, 8 euro, una cosa così, quindi insomma, rapporto qualità-prezzo forse sono meglio queste. Quindi sono riuscita a mostrarvi tutti gli acquisti di abbigliamento, di make-up e non. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!